Qual è il motivo numero uno per cui le persone non comprano e non ti tirano i soldi? Beh, il motivo numero uno, tu dirai, ma è il prezzo, è troppo caro, le persone non hanno soldi, grandissima cavolata. Io ti posso garantire che se tu hai un prodotto di valore, troverai sempre, sempre qualcuno disposto a pagarlo. E se aumenti il prezzo, è incredibile, te lo posso garantire, l'ho vissuta questa cosa. Se tu aumenti il prezzo, ma aumenti anche il valore, credimi che arrivano anche più clienti. Perché? Perché le persone saranno sempre disposte a pagare un prezzo anche premium per un prodotto premium, quindi per qualcosa di valore. Quindi qual è il vero problema? Se non è il prezzo, non sono le persone senza soldi. Il vero problema, a mio modo di vedere, è che le persone comprano solo e unicamente quando capiscono. Se non comprano è perché non hanno capito il tuo prodotto. Perché non l'hanno capito? Perché non glielo stai spiegando. E non gli stai spiegando i benefici e non gli stai spiegando in quanto tempo e non gli stai dando abbastanza dettagli e abbastanza informazioni in modo da poter prendere una decisione. La realtà è che la persona non sta cercando il prodotto in sé, la persona sta cercando il beneficio e vuole capire come si usa quel prodotto o quel servizio, cioè la persona deve vedersi in grado di vivere quell'esperienza o in grado di usare quel prodotto o usare quel servizio, deve già vedere il film nella sua testa di quello che succederà dopo. Il problema qual è? Che la maggior parte delle persone che vendono non orientano il proprio marketing su questo, cioè danno le informazioni del cavolo, del tipo la mia azienda è nata nel lontano 58, bla bla bla, ma chi se ne frega? Spiegami cosa cavolo mi dai, spiegami che benefici avrò, spiegami cosa succede dopo che compro e a quel punto la persona sarà in grado di prendere una decisione e finalmente tirarti i soldi che ti meriti.